Aspetta. Metterti un po' in là. È difficile farti la foto, eh? Aspetta, non mi mangiare la torta. Adesso te la do un pizzettino. Prima facciamo le foto. Aspetta, ma io non ho capito perché dobbiamo stare vicino. Buonanotte. Sei proprio... Cioè, ma guardate, non vuoi un pizzettino? Perché scappi? Lo so che ti dà fastidio il coso. Aspetta, vieni qui, vuoi biscotto? Non vuoi biscotto? No, ti do il biscottino, to. Guarda. Non te la puoi mangiare tutta perché ti fa male. Non riesco a tirare via il coso. Aspetta, poi con una mano non è semplice. Ups. Non te li puoi mangiare tutti. Giorno dopo, allora vi faccio vedere che praticamente si è mangiato quasi tutti i biscotti che voleva. I biscotti, adesso voglio dargli un pezzo di torta per vedere se è buono e boh, glielo faccio assaggiare, vediamo se è buono. A parte che era troppo bella la torta, ma dentro c'è praticamente sotto pan di Spagna e credo il cioccolato, colorante di cioccolato. Comunque mi sono rimasti due biscotti perché tutti gli altri gliel'ho dati a colazione, eccetera. Adesso tagliamo la torta e gliene do un pezzettino piccolo. Beh, diciamo che con una mano sarà difficile. Allora, a parte che è dura perché questo qua è praticamente zucchero. Adesso io l'ho tagliata e viene così troppo figa sta torta. Adesso gliela do e vediamo se la mangio. Tanto ve lo dice lei. Thank you.
Direi che gli è piaciuta. È buona? Direi di sì. Comunque, questo non è cioccolato, è un colorante che hanno usato e praticamente è uno zucchero, perché un pezzettino l'ho voluto assaggiare, anche se è torta per cani, ma calcolate che questo è uovo con farina e poi non mi ricordo. Seduta, brava. Dammi la zampa. Dammi la zampa. No, aspetta, dammi. Ferma. Seduta. Seduta. Candy, lo vuoi? Seduta. Giù. Ecco. Dammi la zampa. No, devi darmi. Estro. Che rompiscato. Direi che gli è piaciuta. Diamo l'ultimo pezzettino piccolo piccolo, così almeno stasera ne mangio un altro, basta. Perché è duro, perché ci vuole il coso. Però non gliela do tutto perché sennò poi sta male. L'altra gliela lascio. Anche quando tornano i miei dalle vacanze, vi faccio vedere. Comunque è proprio pan di Spagna. Cioè, che poi alla fine possiamo mangiarlo anche noi, perché cioè, sono ingredienti che semmai vi lascio. A parte che mi sta sporcando tutto il pavimento che sta lanciando. Comunque vabbè, niente, vi metto qua gli ingredienti così almeno sapete cosa c'è dentro. Ma calcolate che questa l'ho presa su Amazon e si chiama Pure Pet Love, l'ho pagata 22 euro. In poche parole, qui ci sono gli ingredienti. Che vabbè, adesso qua in tutto è tedesco, ma ve li metto poi in italiano così capite. Ed è troppo figa per festeggiare il compleanno del cane, perché c'era dentro anche la candelina. E comunque, questa è la torta. Ovviamente basta, non puoi mangiartela tutta. E adesso la metto via, così almeno gli resta, basta, un pezzettino. L'ultimo, ecco. Ma guardate, perché così almeno ce l'ha anche per gli altri giorni, perché non è che si può mangiare tutta sta torta. E io ve la consiglio perché è top, è la migliore, specialmente a lei che gli è piaciuta. La prossima volta la compriamo ancora. Porto? Sei piena? Sei piena? Sei piena? Mi dai la zampina? Ah, me l'hai data la zampina! Grazie, grazie! Aspetta un attimo, ecco. Grazie! Mi hai dato la zampina, grazie, bimbo, mi hai dato la zampina! Basta, ti ho dato due fetti di torta, più stamattina hai mangiato altri 5 biscotti, oh. Va che fanno male, eh. Non è che puoi mangiare tutto. Vero? Vero? Ciao. Adesso si fa la nanna perché lei fa sempre i pisolini al pomeriggio. E anche se oggi è il giorno dopo, perché ora che io ieri ho lavorato, che era mercoledì, questo vlog lo vedete a settembre perché non ce la faccio metterlo prima, dato che non ci sono video in agosto. E ovviamente questo video è dedicato a lei. Vero? Brava, bambolina. Ecco. Si magna. Zumba. Miau. Adesso va a fare la nanna. Quindi ci vuoi scommettere? Basta. Finita. Domani un altro pezzo, ma non tutti i giorni perché fa male mangiare sempre torta.
specialmente questa. Guardè, guardè, questa non la puoi mangiare tutta. Eh? Ciccina pelosina. Fa sempre così quando non mangio bene. Ciao. Ciao. Saluta a tutti, ciao. Ah no, io me ne vado. Dove vai? Vediamo dove va. Va a farla un bel sonnellino dopo la torta. A posto. Va bene così. Vero? A parte che è buio, non si vede niente. Adesso andiamo a comprare il gioco Kenny, così almeno giochiamo quel gioco nuovo. Va bene? Così c'è il gioco nuovo. Vicino. Quella è la bella bella. Dai, ci vediamo dopo. Poi il sonnellino. Alla fine io ho comprato la pallina, quella che suona 2,10 €. Però poi andrò a comprargli un altro gioco perché questo qua in 2 secondi secondo me la rompe. Ecco, già l'ha vista. Aspetta, che voglio tagliare. Aspetta! Sei felice? Ti ho preso una nuova pallina, però questa volta non romperla tutta. Perché sei cattiva, si rompi la pallina in 2 secondi. Basta. È stanco, fa caldo. Vero? Buonanotte. Ma guarda te! La palla, perché piangi? Ma sei scema? Cos'è questo? Era sto rumore? Perché avevo abbassato? Perché sennò inizio stasera non si fa, avevo abbassato. Dai.
Dai, dammela. Dammi la palla. Dai, giochiamo, dammi la palla. Ehi, se vuoi giocare, mi devi dare la palla. Dai. Poi, scusa, l'hai rotta, non suona più, prima suonava. C'hai fame? Va? Vieni. Te la metto qua. Ecco. Vai a mangiare. Vai. Vai a mangiare la pampa. Che sono le 6:30. Adesso mangia tutta la pappa. Ciao, mangiala tutta, eh? E meno male che le mangi senza mettere niente. Aveva fame. Lei puntuale le si mette di mangiare. Ecco. Guarda te, guarda.